Ciao, bentornate e bentornati a una nuova puntata di Castelli in Aria, un podcast di racconti scritti da Nora Castelli e letti dal sottoscritto, Wanderer. In caso quello che ascolterete vi piacesse, lasciate un like. Se poi voleste restare aggiornati sulle future uscite, potete seguirci su Instagram a castellinaria.podcast. Siete pronti ad accompagnare un misterioso viaggiatore fino alla sua meta? La consegna. Erano passati diversi giorni da quando era stato chiuso dentro quella cassa che continuava a sobbalzare come presa da un forte singhiozzo. La colpa doveva essere della strada dissestata che stavano percorrendo su un carretto, o almeno così poteva supporre per via del nitrire dei cavalli che aveva udito al momento della partenza. Ad ogni modo, non era particolarmente preoccupato per quegli improvvisi sussulti. C'era un soffice letto di paglia, morbida e fresca, steso sul fondo della cassa che attutiva il suo sbatacchiare e, tranne le volte in cui si assopiva e veniva svegliato di soprassalto da una buca improvvisa, il viaggio era tutto sommato abbastanza confortevole. Non era l'unico, comunque, ad essere vittima della strada dissestata. Anche se non poteva vederli, attorno a sé percepiva i piccoli tonfi e il tintinnio di numerosi oggetti che creavano tutti assieme un'armonia piuttosto bizzarra che gli teneva un po' compagnia. Gli piaceva cercare di indovinare che tipo di oggetti lo circondavano a seconda del rumore che facevano. Proprio sopra di sé sentiva dei leggeri tintinnii cristallini, tipici dei piccoli campanelli che le ragazze solevano legarsi ai capelli o ai polsi. Dalla sua sinistra proveniva un sonoro clac clac che immaginò potesse provenire dallo sbatacchiare di pezzi di legno, come se fossero appesi dei fili. C'era poi un cigolio costante che proveniva dalla parte bassa del carro, forse il meccanismo di una ruota che aveva bisogno di una bella oliata. Raramente sentiva la voce di una persona, se non qualche burbera imprecazione del carrettiere quando il tempo mutava improvvisamente. Era da un po' che non le sentiva e immaginò che quella dovesse essere una buona giornata. In effetti, nonostante non potesse vedere nulla, avvertiva un leggero tepore a riscaldare il legno della cassa e addirittura un sottilissimo raggio luminoso che penetrava da una minuscola fessura nelle assi. Lo guardò affascinato, contemplando il pulviscolo che vi danzava in mezzo, seguendo una musica che non poteva udire. Grazie a quel piccolo spiraglio di luce poteva però distinguere meglio la paglia dorata che lo attorniava e alcuni nodi del legno che lo circondava. C'era anche un grande lenzuolo che all'inizio lo aveva ricoperto, ma che da molto tempo giaceva afflosciato su un lato, scivolato giù a causa dei continui sobbalzi del carro. Non era così dispiaciuto della cosa, almeno così poteva vedere il piccolo raggio dorato con il pulviscolo danzante. Non era andata sempre così bene, però. C'erano stati giorni in cui si era ritrovato nel buio più totale, accompagnato solo da scrosci umidi che colpivano la copertura del carro, coprendo tutti gli odori di una patina bagnata. Solo qualche giorno prima aveva percepito l'aria farsi mano a mano sempre più fredda, quasi tagliente, e un ululato soffocato era penetrato nel carretto, dibattendosi da una parte all'altra come un fantasma imprigionato. L'avanzare del carretto si era fatto sempre più lento e difficoltoso, non sobbalzava più, ma pareva arrancare come se avesse le ruote ricoperte di melassa densa. Dopo diversi borbottii il carrettiere si era fermato e poco dopo era venuto a ripararsi sotto la copertura, mormorando maledizioni contro il tempo inclemente, le ossa che gli facevano troppo male e brontolando che ormai era troppo vecchio per quelle lunghe traversate. Era molto raro avere la sua compagnia, preferiva riposare all'esterno, dove trafficava per parecchi minuti, finché nell'aria non si spandeva un odore interessante, caldo e ricco di aromi. Ma ormai il viaggio doveva essere quasi terminato. Il clima si era fatto più mite, la paglia si stava seccando e il carrettiere fischiettava allegro una canzonetta, mormorando qualche parola di incoraggiamento ai cavalli. Infatti, poco tempo dopo, l'aria si era riempita poco a poco di un leggero brusio, che presto si era trasformato in una sinfonia di rumori diversi, proprio come una leggera pioggerellina si trasforma in un acquazzone. Attorno al carro sentiva il vociare di molte persone, ticchettii e clicchettii che si sovrapponevano l'un l'altro, allegre melodie che svanivano dopo una curva e il mugghiare di diversi altri animali. Poi la strada cominciò a salire e il carro rallentò la sua marcia. Gli parve quasi che la cassa fosse spinta all'indietro, mentre i numerosi oggetti che l'attorniavano si lamentavano, come se si stessero scontrando gli uni con gli altri. Anche il rumore che le ruote producevano sulla strada gli parve diverso, come se stessero procedendo su qualcosa di duro e rigido. Alla fine il carro si fermò.
Finalmente era arrivato, se lo sentiva e un fremito di eccitazione lo percorse. Era estremamente curioso di scoprire il posto in cui lo avevano portato. Fino a quel momento, a parte il piccolo mondo del carro, non aveva conosciuto altro che l'antro sperduto in cui viveva il suo creatore. Sentì il carrettiere parlottare con qualcuno, poi un cigolio e qualcosa di pesante fece stridere le assi sotto di lui. La cassa fu sollevata con estrema cautela e ad un tratto si sentì fluttuare, leggero e senza peso, trasportato nella sua nuova dimora. Sempre più curioso si focalizzò sul piccolo spiraglio che aveva individuato fra le assi e sui rumori che sentiva tutto intorno, ma non riuscì a percepire altro che un veloce avvicendarsi di luce e ombra e l'ansito di fatica dei suoi trasportatori. Finalmente la cassa fu posata a terra. Ebbe appena il tempo di fremere nuovamente, quando il coperchio fu aperto con un sonoro crack e una luce intensa lo accecò per qualche istante, impedendogli di vedere i volti degli uomini chini su di lui. Di nuovo fu sollevato e l'improvviso abbandono della paglia che lo aveva coccolato per interminabili giorni lo lasciò quasi sgomento e disorientato. Riuscì appena a scorgere i contorni di una sala di pietra con numerosi arazzi alle pareti e piccole finestre che stavano venendo socchiuse per creare un ambiente più intimo e accogliente. Con estrema attenzione, i due uomini lo posizionarono sul lato della sala e lo coprirono velocemente con il lenzuolo che l'aveva accompagnato durante il viaggio. Poi i loro passi si allontanarono fino a ridursi al silenzio, lasciandolo solo e cieco. La mezz'ora scarsa in cui rimase in attesa fu la più stressante di tutti i giorni di viaggio che lo avevano condotto fino a lì. Un tempo interminabile trascorso al buio per poi avere solo una fugace visione del luogo in cui avrebbe dimorato. Si era quasi addormentato quando un rumore ridestò la sua coscienza. Per un attimo il silenzio sembrò essere calato nuovamente, quando un fruscio leggero strisciò nell'aria accompagnato da un passo leggero e delicato. Si avvicinava, sì, si avvicinava proprio a lui. La trepidazione lo faceva tremare così tanto che temeva di far scivolare giù il lenzuolo e rovinare forse la sorpresa del suo nuovo proprietario. Poi la stoffa fluì via come l'acqua che scorre su una superficie liscia e si ritrovò davanti una donna alta, bellissima, con folti capelli d'oro acconciati in complicate trecce, grandi occhi azzurri e la bocca rossa delicatamente disegnata. La donna lo studiò a lungo e intensamente, in silenzio, lasciandogli il tempo di notare il ricco abito e i gioielli scintillanti. Alla fine la dama socchiuse le labbra e parlò. «Specchio, servo delle mie brame!»